Coxa valga sintomatica. È rara la coxa valga secondaria ad una crescita asimmetrica del collo femorale per processi infiammatori luxaconiugali, o esiti di traumi, di stacco epifisario o per malacera critica. Il vaginismo del collo può anche compensare un varismo del ginocchio omolaterale e dell'anca controlaterale. Coxa valga idiopatica è detta anche coxa valga dagli adolescenti, perché si palesa nell'ultimo periodo dell'accrescimento tra i 12 e i 16 anni. Viene riferita a una sofferenza della cartilagine coniugale del collo femorale, probabilmente su base distale, attivata forse da stimoli ormonali. Si manifesta quasi sempre in soggetti longilinei, di gracile costituzione, con dolore modesto e claudicazione. La regione trocanterica è appianata, l'arto è atteggiato in abduzione ed extrarotazione, e nelle forme laterali allungato rispetto all'arto controlaterale. I movimenti di adduzione ed interrotazione sono ostacolati.